questo punto iniziamo a parlare di Plotly. Che cos'è? È una libreria JavaScript che permette di fare disegnare diagrammi, ma è una libreria di alto livello. Esistono altre librerie di basso livello, D3 è probabilmente la più famosa, che permettono di andare a costruire i grafici. Tuttavia, una libreria di basso livello ha a che fare non con la definizione di una barra, ma bensì con la disposizione di rettangoli, di linee, di assi, quindi il livello di dettaglio che noi possiamo andare a trattare è molto più basso. Qui sostanzialmente forniamo i dati, una serie di dati per la X, una serie di dati per la Y, e poi la libreria li prende e li visualizza, come diciamo noi. Utilizzare D3 o impararlo richiede un tempo abbastanza lungo. Preferisco dedicare il resto del tempo a stabilizzare le conoscenze acquisite finora e utilizzare una libreria un po' più semplice. Comunque è flessibile abbastanza per poter generare grafici molto variabili e quindi di buona qualità. Plotly in realtà è costruita sopra altre librerie di D3 e anche StackGL, che sono due librerie che utilizzano strumenti di disegno diversi. D3 genera sostanzialmente dei contenuti che sono in linguaggio SVG. SVG sta per Scalable Vector Graphics. È sostanzialmente un linguaggio a markup, quindi come sintassi tutto sommato simile all'HTML, in cui i tag non descrivono i titoli, i paragrafi, eccetera, ma descrivono rettangoli, linee, quadrati, eccetera. WebGL è la versione per web di OpenGL, che quindi è una libreria grafica che permette di accedere alle funzioni di accelerazione grafica presenti in molte schede. SVG è uno standard su web e quindi praticamente qualunque browser è in grado di visualizzare un contenuto SVG. WebGL quasi, ma è un po' meno diffuso. Il vantaggio di utilizzare WebGL è che da un punto di vista di efficienza, andando a operare direttamente su funzioni offerte dalla scheda grafica, è decisamente più efficiente. In Plotly io posso decidere di utilizzare uno o l'altra. Il default, per motivi di compatibilità, è di utilizzare la libreria D3. Plotly funziona non soltanto per JavaScript, ma funziona per MATLAB, per Python, per R, quindi ha le stesse funzioni che possono essere utilizzate in JavaScript o in altri linguaggi. Infine, è pensato per essere facile da utilizzare e è utilizzato in maniera dichiarativa. Quindi quello che io faccio è sostanzialmente costruire un oggetto JavaScript, un JSON se vogliamo, che descrive i dati da visualizzare e le modalità da utilizzare. La libreria prende quell'oggetto e crea il grafico. Come facciamo a utilizzare questa libreria? Allora, abbiamo due componenti. I dati, che Plotly chiama tracce, e il layout. I dati, come vedete, sono costituiti da un array che può contenere diverse tracce. Una traccia è un insieme di dati a sé stante.
se pensiamo a Excel, ogni traccia è una serie di dati, se vogliamo. Per descrivere una traccia io devo sostanzialmente fornire le coordinate x e y di quello che voglio andare a visualizzare. Per cui in questo caso io ho x 0, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 4, 8 e 16. In più vado a indicare che tipo di visualizzazione voglio utilizzare per quella serie. Il caso più semplice è uno scatter plot, un classico diagramma XY in cui le coordinate ci danno le posizioni dei punti. I dati li definiamo in questo modo. Dobbiamo poi andare a fornire qualche informazione in più che descriviamo in quello che si chiama il layout. Nel layout sostanzialmente vado a mettere il titolo, un po' di dettagli aggiuntivi complessivi del grafico, i margini, come in questo caso, non so, le etichette dell'asse X e dell'asse Y, o un po' di parametri aggiuntivi. I margini vengono descritti in questo modo. Sono descritti come un oggetto che ha quattro componenti, quattro proprietà, T, L, R e B. T sta per top, B sta per bottom, L sta per left e R sta per right. Quindi sono immagini superiore, inferiore, sinistra e destra. Quindi in questo caso il margine superiore è 30, come pure quello inferiore, il margine sinistro è 25 e il margine destro è 10. Questi sono i due pezzi di informazione che servono a Plotly per andare a generare un grafico. Sì. L'unità di misura del margine. Non ho capito. L'unità di misura del margine. Ah, sono pixel, sì, scusa. Sì. Sono, tutte le misure sono date in termini di pixel. Potrebbe funzionare qui, se mettessi qua invece di 30, tra virgolette, un numero e l'unità di misura, ma non sono sicuro. Si può provare. Se non dico nulla, e sono in pixel. A questo punto che cosa faccio? Utilizzo quella funzione lassù, plotly, che è l'oggetto che la libreria mi esporta, punto plot, l'ID dell'elemento in cui voglio inserire il grafico, è come la nostra destinazione dell'esempio della volta scorsa, un elemento in cui, al cui interno andrò a generare il grafico. Le tracce e il layout. Ricordatevi che le tracce sono sempre un array, anche se la traccia è una sola. Se voi mettete un elemento unico, quindi non un array, il risultato è che non vedete nulla. Ovviamente nell'HTML io dovrò avere un elemento, un div, una section o quello che volete, che ha un ID uguale a quello che ho specificato. In alternativa posso fare un getElementById e passare come primo parametro di plot l'elemento in cui andare a disegnare. Il risultato è questo. Quindi con quelle informazioni Plotly ci mostra questo grafico. L'aspetto interessante è che Plotly automaticamente mi dà
una capacità di interagire col grafico, per cui ad esempio posso andare a, andando vicino a un punto, andare a vedere le coordinate 2 e 4. Posso andare a scaricare il diagramma come un'immagine PNG, posso fare uno zoom, scusate, mi ha cambiato tutto, ok, questo è uno zoom in e uno zoom out. Posso ripristinare quella che era la visualizzazione. E un po' di altri dettagli che poi di cui parliamo. Quindi Plotly non soltanto visualizza il contenuto, ma automaticamente mi dà un'interazione di base che mi permette di andare a esplorare grafici. Quindi se ho molti elementi, io posso tranquillamente zoomare e andare a vedere i dettagli, posso andare sopra gli elementi e visualizzare i valori. Quindi ho un livello di interazione non molto sofisticato, ma comunque utile per andare a esplorare questi dati. Che tipi di grafico posso andare a costruire con Plotly? Allora, abbiamo visto i diagrammi a punti, che hanno come tipo scatter, i diagrammi a barre, che si chiamano bar, gli istogrammi, l'istogramma sostanzialmente calcola automaticamente la frequenza dei valori che io vado a specificare. Posso andare a visualizzare un heatmap, posso andare a visualizzare un istogramma in due dimensioni, posso andare a visualizzare dei box plot, oppure posso andare a mostrare dei diagrammi tipo area. Allora, qui ho per i diagrammi 3D la possibilità di andare a mettere dei contorni, quindi posso avere delle aree riempite e posso avere delle mappe di due tipi, quelle che si chiamano scatter geo, in cui io vado a posizionare dei punti dando sostanzialmente le coordinate geografiche e ovviamente seleziono che area geografica voglio andare a visualizzare come sfondo, oppure quelle che si chiamano choroplet, in cui sostanzialmente vado a definire gli attributi degli elementi geografici, nazioni, regioni o altro. I pie chart, ma i pie chart, se volete superare questo corso, poi dopo potete riempire la vostra tesi e tutto quello che volete di torte o altro. Per quanto riguarda il layout, posso andare a specificare un po' di dettagli di formattazione, il testo da andare a visualizzare, la dimensione del diagramma da visualizzare, eventualmente le leggende, quindi con che dove posizionarle, come andare a ordinarle. Posso andare a definire il titolo generale, il titolo per ogni asse, posso cambiare il tipo di font e ovviamente le dimensioni, posso andare a definire come sono fatti gli assi e posso aggiungere testo o annotazioni al mio grafico. I dati vanno bene, ma se poi volete andare a mettere una nota da qualche parte, questo lo potete fare tranquillamente aggiungendo del testo aggiuntivo.
qualche esempio giusto per capire come funziona Plotly. Questo è un dot plot, quindi il tipo è scatter. Nei dettagli io sono andato a definire attributi visivi sia per i marker, che sono i punti, sia per la linea. Nel caso del marker io sono andato a indicare un colore verde, una dimensione 10, ovviamente posso aumentarla o diminuirla a piacere, e come simbolo ho messo il diamond. Se non dico nulla, automaticamente il simbolo che viene scelto è il pallino. Se ho più tracce, automaticamente il simbolo viene cambiato per ogni traccia. Però potrei andare a scegliere io che simbolo utilizzare per le specifiche tracce. Secondo dettaglio è l'informazione su quella che è la linea, in cui ho scelto come colore orange, come width, quindi lo spessore S, che sta per small, e la forma è uno spline. L'alternativa più comune è quella di utilizzare una spezzata, quindi delle rette che collegano i vari punti. Sapete cos'è una spline? Di solito il silenzio significa assenso, però vorrei essere sicuro. No, ok. Allora, una spline è una curva che è definita per un certo intervallo ed è normalmente data da un'espressione polinomiale cubica, quindi con potenze fino al cubo, e che ha alcuni vincoli. Sostanzialmente deve passare per questo punto e per questo punto. Quindi i parametri sono calibrati in modo che passi per questi due punti. Inoltre, l'idea è che ogni coppia di punti avrà la sua spline. Il secondo vincolo fondamentale, quando io vado a costruire delle spline, è che la pendenza in un punto della spline precedente e della spline successiva sia esattamente la stessa. In realtà posso anche andare a modificare questi dettagli sulla pendenza, ma il default è quello. Quindi è una un frammento di curva che permette di andare a interpolare questi punti, e ovviamente ogni coppia di punti ha un'equazione diversa, e questo mi permette di andare a vedere una linea che è curva, quindi non è a spigoli, e passa in maniera abbastanza naturale tra i vari punti. Per cui, da un punto di vista visivo, le spline sono, tra virgolette, più piacevoli, perché comunque sono curve, sembrano naturali, l'effetto è migliore rispetto ad avere una spezzata. Attenzione quando avete dei punti messi in maniera magari strana, perché le spline cercano di adattarsi il più possibile, ma è possibile che questi punti passino dove i valori non dovrebbero mai stare. Per cui in questo caso no, però se noi abbiamo una serie di punti che scendono e poi salgono e magari i valori non attraversano mai l'asse, quindi sono sempre positivi, se i valori sono molto stretti è possibile che la spline, per adattarsi bene, per avere le stesse pendenze nei punti, passi sotto l'asse e quindi ci dia una visualizzazione che fisicamente non ha senso. Per cui
in generale va bene utilizzare lo spline, attenzione che potete avere una visualizzazione che non ha minimamente senso, quindi un minimo di occhio a questi dettagli è importante. Non ho a portata di mano un esempio, ma diciamo che almeno una volta a settimana in qualche quotidiano o rivista c'è un grafico con una spline che vi dà dei risultati, vi dà un conteggio negativo, dove in realtà i conteggi normalmente hanno base zero, e, eccetera. Quindi sono esteticamente più belle da vedere, però devono essere utilizzate con un minimo di accortezza. Oltre a linear spline, abbiamo anche un'altra modalità che è LH o HL. LH vuol dire che... scusate, non LH. HV o VH. HV vuol dire che per andare da questo punto a questo combino due segmenti, il primo orizzontale e il secondo verticale. Quindi faccio così. VH è il contrario, quindi prima salgo e poi mi sposto in orizzontale. In alcuni casi è comodo andare a fare questo diagramma a gradini, o permette di rappresentare meglio una particolare grandezza rispetto a una retta oppure a uno spline. Ad esempio, una distribuzione cumulativa di una variabile discreta dovrebbe essere disegnata a gradini. Questo è il codice che genera il diagramma di prima. Quindi i dati sono più o meno quelli che vi ho commentato prima. Qui ho messo anche width and height nel layout. Quindi sono andato a specificare la dimensione del grafico. Se non dico nulla e l'elemento HTML non ha una dimensione predefinita, credo, ma devo verificare che la dimensione predefinita sia tipo 600x400. Ha senso andare a scegliermi una dimensione ragionevole che stia bene nella mia pagina. Bar plot, il tipo è bar. Nella mia traccia la serie mi dà le categorie, scusate, la parte X della traccia mi dà le categorie e la Y mi dà l'altezza delle barre. Posso andare a specificare un orientamento orizzontale o verticale. Il marker, che è la barra, in questo caso, non ci sono linee, ha un colore, che è il colore di riempimento, in più ha una sottocategoria che è la linea, in cui di nuovo posso andare a specificare sia il colore che eventualmente lo spessore. In questo caso, vediamo il codice, vedete che quassù ho indicato nella mia serie X, A, L, P, H, A, Y, 1, 2, 4, 8, 3, quindi le altezze delle barre, tipo barra, e il marker ho messo, il colore è orange. La linea è sostanzialmente definita da questo oggetto che ha colore purple e width 2. Per quanto riguarda il layout, abbiamo il titolo generale del grafico, che è questo, aspetta, sposto, che è quello che vediamo lassù in alto, esempio, una dimensione, e poi ho per l'asse X e per l'asse Y il titolo, che è questa etichetta che vedete qua sotto.
ovviamente, se il font è troppo piccolo o altro, posso andarlo a modificare tranquillamente nel layout. Quindi il codice per generare questo grafico è tutto qua. Immaginate di dover andare a generare questo grafico utilizzando dei div, posizionare le lettere, gli assi, eccetera. Inizia a essere abbastanza complicato. Boxplot, anche qui abbiamo due informazioni che sono il marker e la linea. La serie X mi dà i gruppi e adesso qui non ve l'ho messi perché ovviamente sono tanti i dati. Nella X io ho i gruppi e la Y corrispondente mi dà un valore. Il boxplot mi descrive la distribuzione di tutti i valori che corrispondono alla stessa categoria. Mappe. Questa è una scatola geo in cui abbiamo specificato la latitudine e la longitudine degli estremi della mappa. Io posso andare a specificare ovviamente gli estremi in termini di latitudine e longitudine e anche il tipo di proiezione. Ovviamente cambiando la proiezione cambia leggermente l'aspetto proiettato su un piano di quella che è la sfera, che è la Terra. In questo caso allora ho messo latitudine e longitudine di due città, Torino e Roma, il tipo è uno scatter geo, la modalità è quella di andare a definire dei marker, e qui ho definito anche il colore dei marker. Per quanto riguarda il layout, abbiamo i soliti margini, la dimensione, e poi qua le informazioni sull'aspetto della mappa, che è questa proprietà geo. La proiezione di tipo equirettangolare, ho una serie di proprietà per cui ad esempio show ocean, ocean color, show rivers, il contesto che mi dà quale parte della mappa andare a visualizzare. Se torno un attimo indietro, qua così nell'angolo in basso a sinistra noi dovremmo vedere la Turchia. No, scusate, la Turchia, la Tunisia. La mia conoscenza di geografia sembra essere a livello americano. No, in realtà è un po' meglio. Quindi dovremmo vedere un pezzo di Africa. In realtà, avendo detto che il contesto è Europa, la mappa mi mostra soltanto i paesi europei. Se io mettessi come contesto World, a questo punto vedo anche la parte di sopra. Vediamo i fiumi, la versione standard non è molto dettagliata per quanto riguarda l'Europa, probabilmente per gli Stati Uniti vedremo anche i ruscelletti, ma qui per l'Europa vediamo il Po e poco di più. E poi vediamo i due punti, Roma e Torino, che ho disegnato. Questa cosa che sembra un punto in realtà è San Marino. Vedete che è un contorno.
mentre invece questo è chiaramente un punto. Oltre a poter andare a mostrare i punti, io posso andare a mostrare delle caratteristiche che riguardano le varie regioni. Ad esempio, mappare il colore di ogni regione o di ogni paese su, che so, il PIL piuttosto che qualunque altro dato caratteristico di quel paese. Eravamo arrivati a commentare lo scope, abbiamo una resolution. Qui abbiamo alcuni valori standard che in questo momento non ricordo, 50 è quello più dettagliato. Credo che 50 significhi 1 a 50.000, no, in realtà sì, probabilmente la risoluzione massima è 1 a 50.000. E poi abbiamo lat axis e long axis, quindi gli assi di latitudine e longitudine, e sono definiti come un intervallo con i gradi di latitudine e i gradi di longitudine. Quelle indicazioni lì comprendono più o meno tutta l'Italia. Vi faccio notare che i gradi da 35 a 48 e da 6 a 19 sono gli stessi e la dimensione del mio grafico è quadrata. Se io avessi una dimensione del grafico non quadrata, ovviamente ottengo una rappresentazione deformata della mia cartina. Alcuni dettagli di configurazione che io posso andare a definire. Sulle serie, sulle tracce, scusate, io quello che posso andare a definire, oltre alle coordinate x e y, è un array che si chiama text, che contiene delle etichette che io posso associare a ciascun punto. Oltre alle etichette, io posso andare a specificare una proprietà che si chiama hoverInfo, che mi dice che cosa visualizzare quando il puntatore si trova sul punto. Ho varie possibilità, posso semplicemente mostrare il testo, posso mostrare la coordinata x, y o una combinazione di queste con un più. Le possibilità sono x, y, z, nel caso in cui io abbia un diagramma tridimensionale, il testo, il nome, che è il nome della serie, uno di questi oppure una combinazione con un più. In questo caso y più text mi dice che quando vado sopra un elemento voglio mostrare sia il valore y che il testo associato a quel punto. In questo caso specifico la posizione vedete che mi dà 7b, 4c, quindi è la coordinata y e l'etichetta text associato a quel punto. Quindi se io voglio avere un diagramma magari con tanti punti, con questo modo di interazione io posso andare, posizionandomi su un punto, a capire a cosa si riferisce quel punto. Io posso anche andare a definire un ulteriore parametro della funzione plot che mi dice se andare a mettere un grafico che sia statico, quindi non abbia le caratteristiche interattive che abbiamo visto finora, e se andare a far vedere la barra, questa con gli strumenti, questa che vediamo in alto. E la posso nascondere, la posso mostrare sempre, la posso mostrare a richiesta.
ovviamente senza tanto sforzo io posso andare a recuperare dei dati esterni. Non vi do tanti dettagli in più su Plotly perché avete a disposizione la guida ufficiale e inoltre sul sito avete a disposizione questo cheat sheet con un po' di dettagli. Adesso ve lo ingrandisco. La struttura standard l'abbiamo già vista. Abbiamo i plot fondamentali che sono questi, quindi con le tracce e il tipo in questo caso è scatter. Se io voglio mostrare soltanto i punti e non le linee, quello che posso fare è fare mode e poi markers. Ovviamente potrei mostrare soltanto le linee oppure una combinazione. Le barre abbiamo visto prima, il tipo è bar, x mi dà le etichette delle barre e y mi dà l'altezza. Ovviamente posso avere le barre orizzontali in cui semplicemente vado ad aggiungere orientation h. Attenzione che se l'orientamento è horizontal, y contiene le etichette e x contiene la lunghezza, quindi sono scambiate rispetto alle barre verticali. Abbiamo visto i box plot, in questo caso il tipo è box. Quello che vedete qui mostrato è esattamente generato da questo codice che avete sotto. Ok, quindi quel colore azzurro, blu, è il colore di default, senza che io debba dare nessun altro dettaglio. Posso avere un istogramma? Nel caso dell'istogramma io cosa faccio? Do soltanto la X e poi automaticamente Plotly cosa fa? Va a calcolare la frequenza di ciascuno di quei valori e mi disegna una serie di barre, un profilo, che mi dice la frequenza di ogni elemento. Ovviamente per questo posso avere anche un istogramma orizzontale, nel qual caso i valori non stanno più nella X, ma devono essere messi nella Y. Cosa che non abbiamo visto prima, io posso avere più serie di dati. In questo caso può aver senso andare a mettere il nome della serie. Il nome viene poi utilizzato qua per la leggenda. Blu e arancione sono i due colori standard che vengono generati automaticamente da Plotly. Posso avere ovviamente tipi di grafici diversi per le diverse serie. Per cui in questo caso la prima serie è fatta a barre, la seconda è fatta come scatterplot. Ovviamente questo ha senso se entrambe le serie sono espresse, esprimono sostanzialmente la stessa misura, altrimenti il grafico non ha minimamente senso.
posso avere dei grafici ad area in cui posso andare a riempire le varie aree in maniera diversa. Qui ho due serie. La prima serie, first, che è questa azzurra, ha come criterio di riempimento 2, 0, y. Quindi sostanzialmente riempie dalla linea fino allo 0, in verticale. La seconda serie, che è quella arancione, ha come modalità di riempimento to next y, quindi alla prossima serie, quindi al valore y della prossima serie. Potrei anche avere un riempimento inteso in senso orizzontale, ovviamente dovrei girare le serie, per cui potrei fare to 0 x e to next x. Qui non ho i punti perché la modalità di visualizzazione è lines. Ovviamente posso andare a cambiare gli aspetti visuali, per cui in questo caso ho i miei valori. E per il marker ho un colore orange, una linea che è purple e con spessore 2, e ho un size che non è un valore unico, ma è una serie di valori. Questo sostanzialmente mi permette di andare a cambiare la dimensione dei punti di ciascun dato. La linea è descritta qui sotto, è sostanzialmente verde con uno spessore 1. Effettivamente, se notate, lo spessore di questa linea verde è inferiore allo spessore di questa linea viola che sta attorno ai simboli. Posso colorare le barre, in questo caso è il marker, il colore e poi la linea. E qui ho un po' di forme, di linee. Non è la mappa della metropolitana di Torino nel 2724, quando ci saranno quattro linee, ma sono i quattro tipi di linee. Quella viola è VH, per cui vedete che per passare dal primo punto al secondo vado prima in verticale e poi in orizzontale. Il giallo è HV, per cui per andare da un punto all'altro mi muovo prima con un segmento orizzontale e poi con un segmento verticale. La blu è linea, quindi segmenti, e la verde è una spline. Sotto c'è il codice con i vari tipi. Sostanzialmente, quando vado a definire una linea, do il colore e do quello che si chiama il parametro di shape. Per cui la prima, che è verde, ha come forma spline. Ho i vari titoli, titolo del grafico, asse verticale e asse orizzontale. Uso x-axis e y-axis. E posso andare per l'asse x e y andare a definire il range, quindi il valore minimo e il valore massimo. Ad esempio, potrei voler inserire
l'origine del mio grafico, per cui il range dell'asse x è da 0 a 5. Il range dell'asse y è da meno 1 a 11. Se io non specifico un range, viene automaticamente calcolato un range che contenga tutti i punti che ho mostrato. Infine, posso andare a personalizzare le tacche su un asse o sull'altro, per cui in questo caso, ad esempio, per l'asse Y ho detto che il tick format è per cento. Per cui i valori che qui erano 0.10, 0.3, 0.45, 0.15 sono espressi, sono visualizzati come percentuali. Nel caso dell'asse orizzontale è un po' più sofisticato, per cui vado a mettere un tick prefix, un prefisso per i singoli valori, che è cat, per category. E vado a definire quest'altro dettaglio che è show tick prefix e dico first. Questo vuol dire che questo prefisso cat mi viene mostrato soltanto per la prima categoria A. Nelle altre no. Se le vostre categorie fossero, che so, delle valute, ad esempio, potete mettere un prefisso o un suffisso con la valuta che volete mostrare. Potete decidere se lo metterlo su tutti, sul primo, sull'ultimo, eccetera. Per cui, ad esempio, se i valori sono espressi in migliaia, io potrei mettere un prefisso che dice migliaia e mostrarlo non su tutti, ma ad esempio sull'ultimo, quindi più a destra. Per quanto riguarda il formato delle tacche sugli assi, questo formato è ereditato direttamente da D3, che è la libreria utilizzata, per cui qui ho il link alla documentazione con tutti i possibili valori. Però sostanzialmente per cento è quello che possiamo utilizzare abbastanza frequentemente. Posso avere un asse al contrario. Normalmente, se io metto questo diagramma bar orizzontale con i valori A, B, C, D, A di solito parte dal basso verso l'alto. Se io voglio avere il contrario, nel layout vado a mettere auto range reversed per l'asse Y. Questo sostanzialmente fa in modo che la prima categoria sia la prima a comparire dall'alto. Ulteriore passo, grafici multipli. Allora, qui sostanzialmente che cos'ho? Due tracce. Tra l'altro ho messo due tipi diversi, una è a barre, l'altra è tipo scatter. Ovviamente queste due tracce hanno un dominio completamente diverso, quindi non le posso mostrare dentro lo stesso grafico, ma devo mostrarle separatamente su due grafici. L'asse X invece, i valori dell'asse X invece sono comuni. Quindi quello che faccio è utilizzo un unico asse X per entrambe e due diversi assi Y.
Come faccio a fare questo? Allora, lo faccio in due passi. Uno, quando definisco le tracce, come vedete in questo caso, vado ad aggiungere questo y axis, due punti y2. Ovviamente posso avere y3, 4, 5, eccetera. Vuol dire che la seconda traccia avrà come asse y un altro asse diverso. Dove metto questo asse? Beh, lo vado a definire nella parte di layout. Vedete che qua ho un y-axis, che è il primo asse y, quello della barra, che ha un tick format percentuale e ha un domain. Il domain è un array con due valori che mi dicono il minimo e il massimo rispetto a un asse y ideale, che va da 0 a 1. Quindi, nel caso specifico, io dico che l'asse y, il primo, viene mappato nell'intervallo che va dal 0 al 49, allo 0,49, dell'asse y complessivo del grafico. Quindi sostanzialmente la parte bassa, quasi un po' meno della metà. L'y axis 2 ha un suo titolo e ha un dominio che invece va da 0,51 a 1. Quindi la metà superiore dell'asse. Quindi l'asse y viene messo in basso, il primo, e il secondo viene messo sopra. Questo gioco io posso farlo con la x, con la y o con entrambe. Quindi potrei mettere 4-5 grafici andando a utilizzare opportunamente quell'attributo domain dell'asse x, degli assi x e y. Per cui il risultato è che il secondo asse y è messo allineato al primo, ma sopra. L'asse x invece è comune per entrambi. Quindi questo mi permette di andare a visualizzare, di fare grafici multipli che hanno un asse in comune. In generale, come linea guida, a meno che due serie devono essere strettamente confrontate, in generale è preferibile mostrare una serie per grafico. Quindi avere più grafici, ogni grafico è semplice, facile da leggere, e poi se ho necessità di fare qualche confronto, cerco di allineare l'asse x o y, o quello che mi interessa. Abbiamo parlato di overinfo, qui ho il testo, per cui in questo caso ho deciso di mostrare soltanto il testo. Vedete che overinfo ho messo text, non ho le coordinate x e y. Se non dico nulla, automaticamente l'overinfo corrisponde alle coordinate x e y. Posso aggiungere delle annotazioni, per cui nel layout vado a mettere un array con delle annotazioni. Ho un testo, che è quello che viene mostrato qua, e poi ho una freccia che mi dà la posizione dell'annotazione, per cui 3 e 5, 3 e 5, quindi rispetto a questo punto, e mi dà la posizione del testo rispetto a queste coordinate, e mi traccia una riga dal testo al punto che ho specificato.
La cosa un po' particolare è che mentre le coordinate 3 e 5 sono secondo l'unità di misura del grafico, la posizione dell'etichetta o lo spostamento dell'etichetta rispetto a questo è dato in pixel. Quindi è un po' particolare, devo sapere quanto è grande il mio grafico complessivamente e andare a calcolare quanto spostare la mia etichetta. E automaticamente viene generata quella freccia. Ovviamente ho la possibilità di mettere delle leggende dove voglio, in questo caso l'attributo legend del layout mi dà una posizione, y e x. Queste sono espresse rispetto agli assi x e y virtuali come se andassero da 0 a 1. Quindi la posizione y 1 vuol dire che è sopra l'asse y. X uguale a 0 vuol dire che è corrispondente, allineato all'inizio dell'asse x. Vedete che questo sta sopra l'asse y ed è allineato alla partenza dell'asse x. Abbiamo un anchor, quindi mi dice dove allineare la mia leggenda rispetto al fondo, quindi il bottom della leggenda corrisponde al limite superiore dell'asse y. E poi ho un orientamento, in questo caso orizzontale. Quindi metto tutti gli elementi della leggenda, uno dopo l'altro, in orizzontale. L'orientamento di default è verticale, quindi cerca di metterli uno sopra l'altro. Queste sono le caratteristiche generali, con qualche esempio in più, di come posso utilizzare Plotly per andare a visualizzare i miei grafici. Torno velocemente ad un paio di esempi, e direi che oggi finiamo un po' prima. Per caricare i dati, soprattutto JSON, io posso utilizzare due funzioni che sono plotly di 3 JSON e plotly di 3.csv. Queste funzioni hanno due parametri, l'URL e una funzione di callback. Con due parametri, una condizione di errore e i dati. Per cui, se voglio andare a visualizzare, ad esempio, una classifica, che cosa faccio? Faccio plotly.d3.json, l'URL, e poi la funzione che ha i due parametri, l'errore e il JSON. Se ho un errore, se tutto va bene, error è undefined. Per cui io posso semplicemente fare if error. Quindi se è undefined, quell'if non viene eseguito. Se invece error contiene una stringa o qualunque segnalazione di errore, termino e stampo un warning. Il passo successivo è quello di andare a costruire la struttura dati che poi passerò a Plotly per andare a disegnare il grafico. Sostanzialmente devo andare a costruire due array, x e y, in qualche modo. Come faccio? Allora, vedete che io qua ho costruito questo oggetto trails con due array, con due proprietà x e y, che sono due array vuoti. Oltre a quello, ho detto che il tipo è una barra e l'orientamento è orizzontale. Come faccio a riempire quei due array? Beh, se ricordate, il JSON della classifica contiene una serie di righe, ogni riga contiene
le varie informazioni, tutte le squadre con varie informazioni. La prima informazione è il nome della squadra, il secondo sono i punti e poi abbiamo il numero di partite vinte, perse, eccetera. Per cui il JSON che mi viene letto lo uso per andare a fare una scansione, quindi per i che va da 0 alla lunghezza di JSON faccio trace.y.push JSON.data di 0, quindi il primo elemento di quella array di dati. E trace.x.push JSON data i e 1. Il push cosa fa? Mi accoda all'array che già esiste il nuovo valore. Vi faccio notare che qua c'è un più. Altrimenti tutti i valori letti da un JSON sono delle stringhe. Se io cerco di utilizzare una stringa come coordinata, non sempre ho un buon risultato. Per cui ricordatevi che quando leggete i dati, questi sono stringhe, e per visualizzarli è opportuno convertirli in valori numerici. Quindi il primo è la squadra e il secondo sono i punti. A questo punto, quando la lettura del JSON ha successo, costruisco questo oggetto, vado a riempire i due array x e y e poi chiamo plotly. Plotly.plot, JSON load è l'id di un elemento, trace tra quadre, perché ricordatevi deve essere sempre un array, e poi metto un layout, è una variabile che ho definito che non vi mostro, ma un layout standard, tipo quello che avevamo visto all'inizio. Il risultato è questo. Ok? Ho la mia classifica con tutte le squadre, i punteggi e l'over ovviamente mi mostra sia il dato x che il dato y. Posso caricare anche i dati da un CSV. Se prendo i dati del meteo di Torino, quindi il CSV contiene quei dati, cosa faccio? Plot di 3 CSV, l'URL e poi la funzione da chiamare quando ho terminato il download. In questo caso cosa faccio? Anche qui creo un oggetto trace con i due attributi x e y, due array vuoti e come tipo metto scatter. Poi qui utilizzo una regular expression per andare a sostanzialmente riconoscere i valori numerici e come prima faccio una scansione su tutti gli elementi dell'oggetto che ho creato. L'oggetto che cos'è? È un oggetto che viene rappresentato come un array. Ogni array è un oggetto che ha tutte le proprietà che corrispondono alle colonne del CSV. Per cui, per ogni riga del mio CSV, dico che row è uguale a data di i, e poi faccio trace x, push, row anno, più trattino, più row mese, più trattino, più row giorno. E poi faccio trace y, push, qui prendo l'espressione regolare e la eseguo sul t media,
che contiene anche il simbolo dei gradi. In particolare prendo la prima occorrenza di un valore numerico. Il risultato è una stringa e quindi metto un più. Chiamo Plotly e gli passo l'ID dell'oggetto, dell'elemento dove andare a mettere il grafico, l'array con quell'unico elemento che ho costruito prima e un layout. Layout non ve lo faccio vedere qua, ma è fatto apposta e sostanzialmente, oltre a immagini e al titolo, mi dà anche il modo di andare a rappresentare l'asse X. Io ho costruito questa stringa con anno, mese, giorno, proprio perché la rappresentazione anno, trattino, mese, trattino, giorno è una rappresentazione standard e quindi può essere interpretata da Plotly come una data. Risultato, questo. Vedete che nelle date io ho 2015-12-30, 2015-12-17, 2015-12-4. Quindi i dati che vengono mostrati sono soltanto alcuni selezionati. Ha visto che in realtà le etichette occupavano un certo spazio e quindi me ne mostra una ogni tanto, quindi me ne mostra un giorno ogni tanto. Il tipo di visualizzazione ovviamente è a linea, senza i marker, perché altrimenti qua dovendo mostrare 700 e spingi punti, non avrei più capito nulla. La linea è un po' più sottile di quello che è lo standard, altrimenti rischio di nuovo di non riuscire a distinguere i vari movimenti. Quindi sull'asse X ho le mie date e sull'asse Y ho la temperatura media dei vari giorni, in cui vediamo ad esempio che a fine inverno 2014 c'è stata una temperatura media sotto lo zero, altrimenti le temperature medie stavano sopra lo zero, e che l'estate del 2015 è stata decisamente più calda di quella del 2014. Questo è sostanzialmente simile al codice che dovreste scrivere in sede d'esame. Ok? Quindi non dovete scrivere tanto codice, magari le espressioni regolari non ve le metto. Okay? Magari c'è qualche operazione da fare, tra cui non so, dovete calcolare delle medie o ordinare i valori, però sommato operazioni abbastanza semplici. L'idea fondamentale è che dovete o usare un file dati già presente. Se i dati sono tanti, vi do io già in partenza il file dati. Se i dati sono pochi, il file dati ve lo costruite voi e quindi scegliete se fare un JSON, un CSV qualche altro formato che ovviamente vi inventate e vi gestite voi. Vi consiglio di utilizzare i formati standard. Dovete poi andare a capire che grafico dovete visualizzare e come rappresentare i dati, okay? Facendo riferimento a sostanzialmente tutte le linee guida di cui abbiamo parlato all'inizio del corso. Normalmente il punto di partenza qual è? È una visualizzazione che ha un certo numero di problemi. Il vostro obiettivo è quello di andare a capire quali sono i problemi della visualizzazione, quali sono i dati e ridisegnare, riprogettare quella visualizzazione utilizzando Plotly. Quindi le righe di codice che dovete scrivere sono 10, 20, 30. La struttura è abbastanza standard, nel senso che comunque avrete un caricamento dati,
avrete una stampa, dovete andare a definire ovviamente il layout, non tanto più di questo. Per quanto riguarda Plotly, c'è un riferimento online a cui potete, in cui potete guardare per molti dettagli. C'è il cheat sheet che vi ho fatto vedere prima, che potete utilizzare per andare a vedere alcuni dettagli. C'è anche un cheat sheet in formato PDF che però è un po' limitato. Quello che conta ovviamente è il riferimento online, ok? Che devo dire è organizzato malino, nel senso che è difficile da navigare. Okay? Le cose essenziali ve le ho fatte vedere prima. Direi che con questo chiudiamo la lezione di oggi. Vi ricordo due cose, due aspetti organizzativi. Lunedì si ritorna in laboratorio. Io non ci sarò, quindi ci sarà soltanto Diego. Abbiate pazienza perché essendo da solo nel laboratorio ovviamente non riuscirà a rispondere a tutte le domande velocemente. Non ci sarò neanche giovedì, ma giovedì ci sarà Diego che vi spiegherà la soluzione del laboratorio e vi racconterà per sommi capi un'altra libreria abbastanza diffusa in JavaScript che si chiama Angular. L'obiettivo non è darvi un'altra libreria da utilizzare, ma darvi un'idea di quali sono le altre librerie disponibili. Okay? Quello che vi dirà sarà pochissimo, quindi è giusto perché voi sappiate che esiste e se dovete andare a costruire delle applicazioni sofisticate, quella o librerie simili sono quelle che si usano di solito. Per oggi vi saluto, noi ci rivediamo poi tra 2 settimane.